anche voi oggi presenti con la vostra realtà associativa per questa giornata? Sì, decisamente importante, perché tocchiamo quei temi a noi molto cari, l'inclusione sociale, proprio il valore della diversità in un mondo in cui a volte vige ancora la discriminazione e l'esclusione da quelle opportunità di persone che diversamente abili dovrebbero appropriarsi e noi come società garantire. E oggi il confronto ci arricchisce, soprattutto perché abbiamo di fronte i giovani, e questo ci aiuta moltissimo a condividere questi percorsi per una società migliore. Oggi tante associazioni hanno preso parte a questa giornata. Quanto è importante la vostra partecipazione? Beh, noi siamo molto contenti di prendere parte a questo evento, perché è importante la sensibilizzazione non solo verso i ragazzi, ma anche verso le persone in generale, perché tante barriere oggi non sono ancora cadute, per cui è normale che venga diffuso un messaggio semplice: questi ragazzi devono stare tra la gente, devono vivere una vita come quella dei loro coetanei, devono vivere una vita integrata a tutti gli effetti, che è poi quello che cerchiamo di fare con la nostra associazione. Quindi ringraziamo la scuola, che è Notarangelo, che ha permesso tutto questo, e anche perché le scuole hanno il compito, il dovere di farsi carico di questo aspetto importante, che è quello dell'integrazione sociale. Che cos'è il libro multisensoriale? Ciao a tutti, il libro multisensoriale nasce da un'idea in condivisione con l'Unione Italiana Ciechi e con il Dipartimento di Studi Umanistici di Foggia. È un emblema a quella che è l'inclusione. Quindi nasce principalmente per consentire a utenti con minorazioni visive di usufruire della lettura di una storia che è stata scelta per la sua semplicità, che è la Genesi, ma diventa un punto di incontro e di partecipazione fra utenza con minorazione visiva, pluriminorazione, ma è un libro che può essere tranquillamente letto e sfogliato anche da utenti normodotati, così come vengono definiti. Quindi più che il lavoro in sé, è il messaggio che c'è dietro il lavoro, che è appunto legato all'inclusione, alla partecipazione e alla condivisione di più realtà diverse. Giornata mondiale delle persone con la sindrome di Down, quanto è importante parlare di questi argomenti nelle scuole? Fondamentale, perché la scuola è il luogo nel quale i ragazzi vivono più a lungo la loro esistenza in questa fase della loro vita, per cui è fondamentale che la scuola riesca ad essere accogliente, inclusiva. E questa giornata poi è particolarmente una giornata nella quale si celebra la primavera, si celebra appunto la sindrome, cioè i ragazzi con sindrome di Down. Ci sono attività che sono tutte attività che aiutano a acquisire consapevolezza di quanto uno studente sia comunque uno studente, a prescindere dalle difficoltà che può incontrare nel suo percorso di vita. E questa scuola è sempre stata molto attenta a queste problematiche, e i nostri ragazzi Down sono una risorsa infinita. Sono le nostre mascotte tante volte, perché sono allegri, simpatici, divertenti e ci vogliono un gran bene. E io spesso con loro ho momenti di incontro nei corridoi, e hanno un'affettuosità particolare proprio che ti riempie il cuore. Quindi ben venga che la scuola dedichi del tempo a loro, è importante, ed è importante soprattutto che si preoccupi di costruire un progetto di vita per quando usciranno dalle mura di questo ambiente protetto, perché questo in effetti è un ambiente protetto, è un ambiente nel quale loro sono a proprio agio e sono curati, sono coccolati, e fuori non è la stessa cosa. Però noi ci sforziamo di attraverso diciamo la collaborazione anche con le associazioni, ci sforziamo di aiutarli a costruirsi un percorso per il loro futuro. È importante anche la relazione con i genitori, che diventa fondamentale in percorsi di questo tipo. E niente, è una bella esperienza avere
la possibilità di lavorare con questo tipo di problematiche, se così le vogliamo considerare perché poi non sono delle problematiche, sono delle situazioni, delle realtà che esistono e vanno affrontate come tante altre.